Vuoi preparare una ricetta dai sapori forti e veraci che ti porta dritto al sud? E allora prova a fare anche tu questo sugo di datterino con nduja e soppressata, cipollotto, ricotta salata e peperone crusco. Dai, mi sacrifico per voi, l'assaggio io e poi vi dico. Troppo buona. Dai, proviamo a farlo insieme. Soffriggiamo l'aglio in olio d'oliva e poi aggiungiamo la soppressata e l'anduja calabra. Una volta sciolta l'anduja, aggiungiamo i datterini tagliati a metà. Spadelliamo vigorosamente e aggiungiamo un pizzico di sale. Lasciamo cuocere a fuoco basso e con il coperchio. Mescoliamo ogni tanto e poi, se avete voglia, provate a togliere la pellicina dei pomodorini. Aggiungiamo quindi la cipolla e mescoliamo tutto insieme. Facciamo tirare un po' il sugo e poi aggiungiamo un po' d'acqua calda. Quindi aggiungiamo la pasta fresca e cuciniamo tutto insieme. Portiamo a cottura e poi spadelliamo per far tirare il sughetto. Aggiungiamo adesso un po' di basilico fresco o secco e siamo pronti per impiattare. Per finire aggiungiamo il peperone crusco e la ricotta salata. Salva la ricetta se ti è piaciuta e seguimi per le prossime ricette. E che ci vuole?